Gianni Colaccione, siamo a Libreria Rinascita in zona Roma Centocelle. Oggi è 15 marzo, stiamo in compagnia di Paolo Izzo, che è scrittore e giornalista freelance, redattore appunto di questa testata che si chiama iLike, una testata online, che praticamente oggi presenta questa raccolta dei migliori articoli di ciò che è stato scritto in un formato cartaceo, come così lo possiamo vedere. In un formato cartaceo, iLike, un anno di cronache laiche, a cura di Cecilia Calamani, che dopo avremo anche con noi, ci risponderà a qualche piccola domanda, Tempesta Editore. Noi siamo una piccola web TV e ovviamente stiamo abbastanza attenti all'ambiente, ovviamente internet e quant'altro, diciamo, in questo grande mondo parallelo e virtuale si muove, e ci è subito saltato all'occhio come questo titolo iLike richiama ovviamente l'iLike del mondo di Facebook. Quindi volevamo appunto avere da te conferma, se Paolo, se era una, diciamo, una cosa intenzionale o meno, quanto intenzionale. Beh, sicuramente il fatto che Cronache Laiche sia intanto una testata online, che noi poi abbiamo questo vezzo che Tempesta Editore ha consentito perché ha voluto pubblicarci di carta, e questo in realtà è un annuario, è quello, tutto quello, molto di quello che abbiamo scritto, anzi non tutto ma molto di quello che abbiamo scritto in un anno, l'anno scorso. iLike ovviamente fa l'occhiolino a internet, perché essendo noi online è la stessa cosa, e fa ovviamente occhiolino a tutti questi social network che uniscono. Quello che mi veniva ad aggiungere oggi, pensando mentre stavamo ideando la presentazione che abbiamo fatto questa sera, mi veniva ad aggiungere che in fondo iLike come idea va bene anche proprio per la laicità, perché in qualche modo la laicità ha delle somiglianze con Facebook. Tantissime persone dicono I like alla laicità, a tantissime persone piace la laicità, però poi in realtà sono molto poche quelle che si sporcano le mani con la laicità, e noi tentiamo di sporcarci un po' le mani, nel senso di metterci a dare fastidio, a intervenire, a informare soprattutto quando ci sono degli abusi che vanno contro i diritti di tutti, e quindi abusi da parte di una minoranza nei confronti della laicità di tutti. Paolo, questo ambiente, diciamo, che tu appunto mi pare di capire ritieni abbastanza favorevole alla diffusione della laicità, che è internet, possiamo, diciamo, motivare questo, a differenza appunto di ciò che invece accade sulla carta stampata, i vari media, televisione, o che forse con il fatto che ancora le burocrazie, i ceti di potere, i partiti, la politica in genere, e anche in qualche modo la Chiesa Cattolica su questo terreno mediatico virtuale non sono forti come sugli altri terreni? Diciamo che ancora c'è una libertà di espressione attraverso internet abbastanza concreta, e non si è ancora fossilizzato, cioè non c'è ancora il grande giornale che dagli inizi magari di folgorante reazione di rivoluzione, di voler dire la verità, tutta la verità, informare così, poi si sia assopito nel potere. Ecco, non c'è ancora questo, se non magari i siti online dei grossi giornali. Però è chiaro che parlare di laicità sui quotidiani come li conosciamo adesso è pressoché difficile. Io personalmente mi definisco un opinionista epistolare per la quantità di lettere che chiamo eretiche ai giornali, diciamo che ci sono spesso le mie lettere sui giornali, hanno sempre l'argomento laicità, però sono appunto lettere ai giornali, quindi possono i grandi giornali prendere le distanze da questo. Cronache Laiche invece si fa redazione, si fa giornale, per essere espressione di questa volontà nostra di parlare di laicità, che, come dice sempre il direttore, insomma, comunque riteniamo tutti noi, può investire qualunque sfera nel momento in cui essa, laicità, i suoi principi viene messa in discussione. Paolo, abbiamo qui avuto dei rappresentanti della sinistra a questa presentazione. Volevo farti una domanda provocatoria. Lo stato della laicità, che come sappiamo è abbastanza carente qui in Italia, dobbiamo forse anche questa cosa al fatto che nell'eterno dissidio tra Peppone e Don Camillo
Peppone di nascosto poi andava in chiesa senza farsi vedere dai compagni. Appunto, proprio mentre dicevi la parola dissidio, stavo per chiederti: dissidio? Cioè, ovviamente mi spiace dirlo, io sono, mi ritengo di sinistra, sono anche radicale, quindi sarò un radicale di sinistra, non so, bisogna sempre etichettarsi, ma un gravissimo problema a sinistra è quello che io ritengo di poter chiamare molto tranquillamente, senza essere incarcerato ancora, catto comunismo. Cioè, il problema è questa simbiosi nell'ossimoro. Cioè, a me sembra impossibile pensare che si possa essere cattolici e comunisti allo stesso tempo, però è quello che in gran parte dei casi si vede. Certo, forse essere radicali non paga in termini di voti, perché poi voglio dire, i catto comunisti hanno sicuramente, sommandoli, molti 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 più voti di noi radicali laici eretici, è quello che ti pare. Pensi che questo sia più un fenomeno della sinistra italiana o proprio un fenomeno italico? Io, se posso permettermi, penso che sia più un fenomeno proprio italico, questo doppio binario eterno. Abbiamo anche, secondo me, anche un cristianesimo tutto italico, perché insomma abbiamo tra i santi anche San Francesco, eppure la nostra chiesa romana è tutt'altro che francescana, quindi un po' di tutto, di questa cosa, questa capacità di far coincidere tutto e il contrario di tutto. Sì, quello è, io l'ho chiamato ossimoro per fare un po' l'elegante, ma è l'ipocrisia, cioè è una caratteristica abbastanza nostra, che poi ce l'abbiano in qualche modo trasmessa, che poi ci siamo un po' adagiati su questa ipocrisia, ed è tutto permesso e anche il contrario di tutto. Si pensi anche ai diritti civili, per cui ci battiamo ogni giorno, che loro chiamano temi sensibili, ma noi continuiamo a chiamare diritti civili. Se pensi alla legge 40 e alla legge 194, le due non sono sulla stessa linea, perché la legge 40 magari ti impedisce di fare figli come vorresti farli, ricorrendo a fecondazione eterologa, omologa, quello che vuoi, così determinando il numero di embrioni come lo dice il medico e non come lo dice qualcun altro. Quella va poi a favorire, nel caso in cui non funzioni, una fecondazione assistita, che loro poi non casualmente chiamano procreazione, perché non è una fecondazione, procreazione, cioè ci deve essere quest'idea dell'eterno sempre. Ecco, quella magari uno va a applicare la legge 40 e poi si trova a dover applicare la legge 194, quindi si vanno anche a contraddire tra loro. E cos'è questa se non ipocrisia? Ringraziamo Paolo Izzo e ricordiamo I Like, un anno di cronache laiche, Tempesta Editore. Grazie ancora.